sono avvicinato al digital painting quando avevo più o meno 13 anni. È uno strumento che non mi dà limiti, è la mia via di fuga, ne ho bisogno. Quando ho un progetto in testa e mi perseguita per giorni, ho bisogno di estrapolarlo dalla mia mente per potermene in qualche modo liberare. Sono convinto che il futuro della pittura è stata una vera rivelazione per me. Il digital painting è un nuovo modo di affrontare la pittura. Non è più tramite strumenti tradizionali come il pennello e il telaio, ma ormai si dipinge con una penna grafica e su una tavoletta digitale. Quando ero piccolo disegnavo sempre e mi ricordo i primi disegni che facevo erano disegni tipo fumetti. Inizialmente mi ricordo avevo 6-7 anni, avevo un raccoglitore nel quale mettevo i fogli, ogni foglio era una vignetta e da lì ho sempre continuato a disegnare e quando mi hanno regalato questa tavoletta ho subito capito le potenzialità che poteva darmi e la crescita tecnica che potevo raggiungere grazie a questo strumento. Con la tavoletta ho cominciato con i fumetti e poi piano piano illustrazioni, grafica digitale e ora pittura digitale. Qualsiasi cosa che mi circonda è fonte di ispirazione per me. Dipingo maggiormente i ritratti, sono quelli che mi danno più soddisfazione perché le espressioni facciali dell'essere umano possono essere multiple e danno sempre qualcosa di nuovo. Le sperimentazioni in pittura digitale sono esattamente le stesse della pittura tradizionale. Cioè che sia digitale, tradizionale, olio, tavoletta grafica, non cambia niente perché è l'artista che sperimenta, non è il computer. È solo uno strumento, tu puoi fare qualsiasi cosa, qualsiasi sperimentazione, qualsiasi contrasto, puoi fare tutto. I risultati che raggiungo mi soddisfano, diciamo, temporaneamente. Mi soddisfano nel momento in cui ho finito l'opera, per 2-3 giorni la contemplo e mi piace. Poi passati questi 2-3 giorni ho bisogno di passare ad altro e quando rivedo quell'opera so che posso fare di più e ho bisogno di andare avanti e raggiungere nuovi obiettivi e nuovi limiti che ancora non ho raggiunto. Quindi in realtà non sono mai soddisfatto. Il mio processo creativo consiste in 4-5 fasi. La prima, innanzitutto, quando ho un'ispirazione, un'idea che mi perseguita, subito la butto su carta, faccio un bozzetto e la metto da parte. Se mi rendo conto che per vari giorni penso sempre alla stessa idea e allo stesso progetto, ho bisogno di concretizzarlo. A questo punto inizia la seconda fase. Quindi cerco di richiamare il modello che ho in mente, se per esempio un ritratto chiamo l'amica o qualcuno che assomiglia all'idea che ho, faccio uno shooting fotografico in cui semplicemente faccio fotografia al soggetto in varie posizioni per cercare di arrivare a rendere l'idea che avevo nel bozzetto. Terza fase, digitalizzo questa foto, una volta che ho scelto quella che mi dà più soddisfazione e da lì, una volta la foto sul computer, riprendo i tratti e la posa del mio soggetto come se avessi il bozzetto sul mio computer, no? Sulla mia tavoletta digitale. E da lì comincio la pittura, quarta fase. E lì mi sbizzarrisco, è una pittura spontanea in cui i colori nascono senza che io li pensi o li progetti prima. A seconda dell'espressione del soggetto, di quello che voglio esprimere, di quello che voglio dare come emozioni allo spettatore, darò colori più freddi, più caldi, più gialli che blu, più neri che bianchi, più contrasti, più luci, insomma, poi lì mi sbizzarrisco, ma è tutto molto spontaneo e avviene sul momento. Una volta che la pittura mi soddisfa, arriva il momento concreto della stampa sul supporto. Da quando sono in Francia mi sono reso conto che i galleristi cercano di trovare opere che siano uniche e che il cliente poi possa dire ce l'ho solo io, no? Perché si sa che un'opera digitale può essere stampata e ristampata per migliaia e migliaia di esemplari, mentre una tela dipinta sarà solo una. Quindi per convincere un gallerista bisogna sicuramente cercare l'unicità tramite un supporto unico oppure un'installazione
oppure qualcosa che faccia dell'opera digitale qualcosa di non più riproducibile. Quindi penso che per adesso è presto, è un'arte ancora molto nuova, molto innovativa, ma sono convinto che il futuro della pittura e che ed è questa la vera pittura contemporanea, sarà la pittura del futuro. Il consiglio più importante che ho ricevuto è sicuramente quello di essere sempre curiosi, curioso come un bambino, non soddisfarsi mai di quello che sappiamo fare, di quello che già abbiamo ottenuto. Essere una spugna, cercare spunti dai tuoi colleghi, dai tuoi rivali, dalla gente comune, non comune, da chiunque, prendere tutti i consigli, tutte le tecniche e poi sapere anche dare. Non essere geloso della propria arte, dare le tue tecniche, i tuoi consigli per poterne ricevere altri.